Ad Oristano, in un tempo non lontano, la parabola politica si può dire che era a senso unico con la Democrazia Cristiana e i suoi uomini a dominarla, sostenuti dal Partito Socialdemocratico, entrambi specialisti nel sottogoverno e nel distribuire posti, ma anche decisi e concreti, quando si trattava di assumere decisioni che riguardavano il governo della città e degli enti che andavano a costituirsi. Saltuarie e sempre problematiche le alleanze con il Partito Sardo, quello repubblicano e socialista, netta la contrapposizione ideologica con il Partito Comunista. Di quel tempo, che è comunque recente, sono rimasti i centri del potere che ad altri hanno garantito posizioni e fortune. Ma in questi decenni, scomparsi alcuni uomini leader, la politica non ha fatto proseliti adeguati anche a seguito dello scompaginamento portato a livello nazionale da Mani Pulite, che ha annullato l'esistenza di alcuni partiti, in particolare la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico e quello socialista, con conseguenti spostamenti di uomini che oggi si trovano nel Partito Democratico. Oggi ad Oristano prevalgono i gruppi e gli uomini che nel centrodestra tentano sintesi che al momento appaiono impossibili nel tentativo di individuare un candidato sindaco unitario. Dopo la rinuncia di Andrea Luzzu, che pure andava bene, per una riconferma che da più parti è stata immotivamente ostacolata. Scopo primario di accostare la sanità ai cittadini e al territorio. Risultati da conseguire entro l'anno, che saranno poi valutati da una commissione. La Giunta regionale, con due distinti provvedimenti presentati su proposta dell'assessore regionale della sanità Mario Nieddu, ha fissato gli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie sarde. Per dare loro una guida, abbiamo guardato i curricula, nominando i direttori tra i profili di primo piano nell'ambito della gestione e dell'organizzazione sanitaria. Quello che i manager oggi ricoprono è un compito delicato e impegnativo che necessita di una verifica in corso d'opera. I sardi meritano una sanità di alto livello ed è ciò a cui puntiamo con forza, ha dichiarato il presidente della regione Christian Solinas. 2. Le tipologie di target affidati ai direttori, gli obiettivi strategici da conseguire nell'anno in corso, declinati per ogni singola azienda e suddivisi in due macro zone. La prima relativa al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi attraverso il raggiungimento degli standard definiti, e la seconda pertinente alla gestione finanziaria e amministrativa sostenibile, nonché al potenziamento e la riqualificazione del patrimonio e gli obiettivi generali comuni a tutti i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere, a cui si aggiungono obiettivi specifici per Ares e Areus, con un traguardo fissato nell'arco di 24 mesi. Da mercoledì 4 a martedì 10 maggio si terrà la campagna europea Alcol e Drugs, volta al controllo degli utenti della strada che si mettono alla guida dei veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche e droghe, organizzata da Rotpol. Lo scopo di questa iniziativa è incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente contro lo stato di alterazione per uso di droga, con attività internazionali congiunte di controllo e contrasto delle violazioni all'interno di specifiche aree strategiche e campagne di prevenzione e di informazione al fine di elevare gli standard di sicurezza stradali. In particolare, nella giornata del 7 maggio, le pattuglie del compartimento Polizia Stradale per la Sardegna svolgeranno una vera e propria maratona di controlli nell'arco delle 24 ore. Per 2 giorni ad Arborea una folla ininterrotta di visitatori ha varcato i cancelli della Fiera dell'Agricoltura e gremito i viali che ospitavano le aziende espositrici, il ring teatro delle sfilate e valutazioni dei capi zootecnici e il padiglione con le postazioni degli allevamenti che esponevano i capi di razza bruna e frisone italiana. Successo anche per la mostra del florovivaismo, tutto esaurito nella Sagra delle Fragole, sono stati distribuiti 7.000 plateau. Riusciti gli appuntamenti gastronomici a tavola con i prodotti di Arborea e di Street Food. Interesse per la mostra dei mezzi e macchine agricole, segmento importante con la componentistica, l'agroalimentare, i servizi proposti dagli enti e aziende ospitati nei padiglioni al coperto.
una fiera riuscita, è il commento del sindaco Manuela Pintus e di Paolo Sannedis, presidente della Proloco, associazione alla quale era affidata la regia dell'evento, mentre la mostra zootecnica è stata curata dall'Associazione Allevatori Regione Sardegna e la Sagra delle Fragole dai produttori locali. Domenica 1 maggio, festa del lavoro. Numerosi gli eventi organizzati, svolti, archiviati con successo. Più di 300 le persone che hanno partecipato alla pedalata nel Sinis, organizzata dal comune di Cabras, che ha fatto tappa al villaggio di San Salvatore e a San Giovanni. È stata la giornata di festa, vissuta in maniera comunitaria, che ha coinvolto molte famiglie e tantissimi ragazzi che hanno scelto di trascorrere un'intera giornata all'aria aperta, sulle due ruote. Siamo soddisfatti perché la partecipazione è stata vasta, dato che indica quanto siano attese giornate come questa, dai piccoli e dai grandi, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. Il lungo serpentone di biciclette durante la mattina ha fatto tappa anche a Torre Grande, fermandosi all'altezza del ponte Baumannu, punto di confine tra Cabras e Oristano, per la manifestazione di protesta organizzata dalla Giunta. In centinaia hanno chiesto lo sblocco del progetto per la realizzazione dell'asse pedonale ciclabile, un intervento tanto urgente quanto necessario per mettere in sicurezza le strade provinciali che collegano il borgo di Cabras con la marina oristanese. Dopo 6 anni dalla chiusura riprende l'attività, ma com'eri il glorioso Cineteatro Costantino? A riaprirlo è una giovane quanto coraggiosa associazione culturale, Associazione Arte, Teatro e Danza, che intende investire in cultura credendoci profondamente. Già a settembre era stato messo su uno spettacolo di danza che ha avuto un buon riscontro. L'associazione intende rivolgersi di volta in volta ad un target diverso. Ora l'attività riprende con degli spettacoli rivolti alle scuole. L'intenzione è anche quella di riprendere il discorso della danza, del teatro e del cinema. C'è da dire che il locale del Costantino, che fu inaugurato nel 68, è stato tenuto in ottime condizioni dagli eredi dei coraggiosi coniugi Barria. Dopo alcuni inconvenienti di carattere normativo, il locale sembra sia stato chiuso la sera prima. Le poltrone sono in perfetto stato e così il palcoscenico. I titolari hanno curato regolarmente le misure prescritte per una riapertura anche immediata. La derattizzazione, le norme antincendio aggiornate, i tendaggi, le poltrone, la sicurezza. Il locale si presenta in maniera elegante, senza rivali, in un territorio molto vasto. A suo tempo fu sede di memorabili stagioni teatrali e prime di film famosi. L'associazione Arte, Teatro e Danza è stata costituita nel gennaio del 2020, ma la pandemia ne ha impedito l'attività. Si tratta di giovani che hanno già alle spalle diverse attività con enti pubblici e privati. Ora si spera in una ripresa delle proposte culturali. Il Costantino, prima della sua chiusura, fu oggetto di trattative mai concretizzatesi tra i proprietari e il comune. Per rimediare alla mancanza di una sala per spettacoli è stato adibito un capannone delle ex caserme mura, che ha avuto la sua funzione, ma che non essendo nato per quello scopo ha molti limiti. Sono 3 i master, di cui uno in partenza interamente finanziati dalla Regione, con un contributo complessivo di 250.000 euro per la formazione di studenti occupati e giovani in cerca di occupazione. I 2 percorsi di alta formazione sono frutto dell'accordo tra l'Assessorato del Lavoro tramite l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, ASPAL, e l'Università di Cagliari nel primo caso, e il Distretto Aerospaziale della Sardegna nel caso degli altri 2 percorsi di alta formazione già in corso. Stiamo cercando di creare la filiera del lavoro che parte dalla formazione e termina appunto nel mondo del lavoro, e anche attraverso la formazione abbiamo voluto incentivare la partecipazione di occupati e inoccupati, mettendo a disposizione 3 percorsi formativi interamente gratuiti e fortemente attuali per le tematiche trattate, ha spiegato l'assessore del lavoro Alessandra Zedda. Il centro vaccinale anti-Covid di Oristano, ospitato nel nuovo palazzetto dello sport di San Rodia, fino al 26 maggio sarà aperto dal martedì al giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le persone che devono avviare o concludere il ciclo vaccinale potranno recarsi all'hub senza prenotazione, portando con sé la tessera sanitaria.
Poste Italiane comunica che a Oristano e provincia le pensioni del mese di maggio sono state accreditate regolarmente a partire da oggi lunedì 2 maggio per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una PostaPay Evolution. Sempre da oggi inoltre i titolari di carta postamat, carta libretto di PostaPay Evolution potranno prelevare contanti dai 40 ATM Postamat disponibili sul territorio provinciale senza bisogno di recarsi allo sportello. La Regione ha stanziato 8 milioni di euro per sostenere il settore bovino da carne, quanto prevede una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta della Giunta su proposta dell'assessore dell'agricoltura Gabriella Murgia. Queste risorse fanno parte di un più ampio pacchetto di misure per un totale di quasi 45 milioni di euro, destinate a un comparto strategico che più di altri ha sofferto la crisi degli ultimi anni. È una boccata di ossigeno per il settore. Avevamo promesso un aiuto nell'immediato agli allevatori e abbiamo mantenuto gli impegni, ha commentato il presidente della regione Christian Solinas. Si svolgerà mercoledì 4 maggio alle ore 18:30 presso la libreria Libre di Oristano la presentazione dell'ultimo libro di Omar Onnis, Altri traguardi. Premesse, cronaca e analisi della campagna politica di Sardegna possibile. Introdurrà la serata Emanuele Scalas, protagonista assieme all'autore della vicenda che all'epoca vide la scrittrice Michela Murgia candidata alla carica di governatrice della regione Sardegna.